12 interventi di manutenzione straordinaria urgente per una spesa di 1.844.000 euro per ovviare a situazioni critiche oggetto di prescrizioni da parte delle ASL e poi 50 cantieri da completare per un importo di 24 milioni di cui 8 già liquidati alle ditte appaltatrici. Sono alcune delle cifre che il presidente della provincia di Torino Antonio Saitta ha comunicato ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa dedicata al tema dell'edilizia scolastica e della messa in sicurezza delle scuole medie superiori. Una competenza che in questi ultimi anni le province hanno dovuto affrontare quasi esclusivamente con fondi propri. Saitta ha fatto il punto sugli interventi in corso, spiegando che attualmente la provincia di Torino ha pronti 15 progetti immediatamente cantierabili per 6.144.000 euro. I primi partiranno a breve, appena terminerà l'anno scolastico. Poi vi sono altri 31 progetti già finanziati con varie entrate, che entreranno nel bilancio del 2013 per un ammontare di 19 milioni. E altri 13 progetti per una spesa di circa 8 milioni saranno realizzati se il governo allenterà il patto di stabilità. Sono parte di quello che Saitta ha definito il libro dei sogni, 229 milioni di euro per il totale adeguamento dei 160 edifici scolastici di proprietà della provincia. Ma abbiamo chiesto al presidente Letta, al ministro Carrozza, di tenere fuori dal patto di stabilità le spese di investimento per la scuola, in modo particolare sulla sicurezza, stabilire qualche priorità. La risposta è stata che il tema è complesso perché è frutto di una trattativa con l'Europa. Il presidente Letta ha già iniziato questa trattativa, abbiamo le notizie tutti quanti di quello che sta capitando. Probabilmente nel mese di luglio o al massimo settembre si dovrebbe aprire la possibilità di fare, come dire, investimenti. Io spero che il Parlamento, le forze politiche, tutte d'accordo a dire che la scuola è importante, finalmente assumono qualche scelta coerente, perché se è soltanto una dichiarazione, io ho detto al Ministro e anche al Presidente Letta, vuol dire che tutte le proteste che avrò da parte di presidi, da parte di studenti, da parte di genitori, li prendo al governo. Noi non è che possiamo essere qui e diventare quelli che si prendono la responsabilità, gli insulti, le proteste perché le cose non funzionano. Lo Stato ha messo nulla in questi anni, proprio zero. Quello di 4 milioni e mezzo è il primo intervento che lo Stato fa sull'edilizia scolastica, non è stato mai messo una lira. Collaboriamo con chiunque ci chiede una mano per fare in modo che tutto vada nel migliore modo per creare il minor disagio possibile laddove fossero necessari degli interventi. Quindi ci siamo stati, abbiamo collaborato con la provincia a fine dicembre quando ci sono state le prime situazioni e abbiamo rifatto la stessa cosa a gennaio per il Copernico e il Luxemburg e poi per il Vittorini. Quindi siamo intervenuti cercando di dare una mano, parlando con i presidi, cercando di trovare le soluzioni migliori per trovare tutta una serie di situazioni che potessero danneggiare il meno possibile.